Alla presenza di 21 consiglieri, i lavori del Consiglio Comunale di Napoli sono iniziati con gli interventi su questioni urgenti, ai sensi dell'articolo 37 del regolamento. La consigliera Alessandra Clemente ha chiesto di convocare una seduta del Consiglio monotematica per discutere sulla mobilità cittadina a 360 gradi, al fine di spiegare ai cittadini quale futuro e garantire trasparenza sullo stato dell'arte. Un punto all'ordine del giorno fondamentale, il diritto alla mobilità delle napoletane e dei napoletani, ma anche in questo momento di picco turistico, grazie all'enorme lavoro messo in campo in questi anni, è necessario che ci sia un piano forte di accesso dei bus turistici alla città che non possono arrivare nel centro storico, sostegno al trasporto pubblico non di linea, ovvero alle tassiste e tassisti che non possono essere bloccati nel traffico, e poi un dispiego di Polizia Municipale grazie ad una proposta di piano straordinario. Questo al fine di debellare non soltanto le cattive condotte, ma soprattutto di dare un grande supporto come istituto di prossimità alla nostra città e alla vita forte e turistica che è necessario che noi dobbiamo incoraggiare.